Jerry, un vino nuovo sul mercato, un vino vicino anche alle tue terre. Sì, beh, non esiste mai un vino nuovo, grazie a Dio, perché nel vino c'è sempre tutta la storia del vino, tant'è vero che, come hai visto, ho scelto tre tipologie molto, molto tradizionali nella nostra terra. Ho scelto un Barbera, dovevo omaggiare la storia della mia famiglia, ho scelto un Riesling. Forse la scommessa più curiosa è il Rosé, che sta tenendo in mano questo signore, che porta il nome della vigna di mio nonno, il Pungranin. E su questa ci credo molto, vediamo come andrà. Successivamente arriveranno anche le bollicine. Ormai mi avete strappato questa cosa, va bene, per Natale le bollicine, sì sì. Questa amicizia che ti lega, insomma, alla famiglia Giorgi, a Fabiano, alla sua famiglia, da dove nasce? Beh, è un incontro assolutamente casuale, telefonico, in un camerino. Eravamo a Roma, io e Rudy Zerbi, e ho intercettato una telefonata con Giorgi un anno e mezzo fa e gli ho detto: ma è Giorgi, quello degli spumanti? Sì, fammene mandare una cassa! E da lì è iniziata la collaborazione. Poi gli ho raccontato cosa avevo in mente e loro, vi devo dire, hanno avuto una pazienza incredibile, mi hanno seguito, mi hanno consigliato senza sgridarmi, e spero di aver insieme a loro fatto un prodotto buono di cui essere fieri tutta la zona, insomma. Tu ovviamente sei pavese, però cosa ti piace di più dell'Oltrepò? Beh, guarda, l'Oltrepò per i primi anni della mia vita è stato il territorio delle mie gite. Cioè, noi quando morivamo di caldo da matti a Miradolo o a Camprinaldo, facevamo la classica gita nell'Oltrepò per trovare il refrigerio. E da allora mi è rimasta questa cosa, che è un territorio per me di svago, di gita. Faccio parecchi giri in moto, quando avevo un po' più forza nelle gambe facevo anche parecchi giri in bicicletta, adesso ci devo andare in moto. È una zona alle porte di Milano che meriterebbe di essere sfruttata, non dico 50, 100 volte in più di quanto riusciamo a farlo finora, ma c'è tempo e c'è modo. Fabiano Giorgi, un progetto molto interessante con Jerry Scotti, dietro una grande immagine, però anche un prodotto vinicolo importante. Questo sicuramente, l'immagine di Jerry Scotti merita un grande vino, noi pensiamo di averlo fatto per questa linea. Abbiamo veramente dato atto a uno sforzo importante per noi, anche perché questo vino dovrà essere mantenuto a prezzi concordati, a prezzi giusti. Jerry si è premurato di questo, quindi l'importanza dei vini e il rapporto qualità-prezzo sono veramente molto 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 interessanti. Partiamo oggi da una gamma di tre vini, in futuro si parla già di un bel metodo classico che contraddistingue Giorgi da sempre. Sì, l'ha svelato in anticipo lui, quindi il progetto deve ancora essere logicamente portato avanti nella maniera giusta, e questo è quello che vorremmo fare, insomma, il nostro prossimo obiettivo. Grazie.